Buongiorno a tutti, che dire, hanno detto tutto loro, io sono contenta di essere stata riconfermata per il secondo anno di Peter Pan, perché come ha detto Maurizio questo è uno spettacolo che chi l'ha fatto lo porta nel cuore. Poi io più di tutti penso perché è stato il mio primo spettacolo, il mio primo musical vero, io uscii da Amici, poi Maurizio mi chiamò per fare Peter Pan, quindi per me era stata veramente un'emozione grandissima. Che dire, io finisco, sono uscita da We Will Rock, adesso ripeto Peter Pan, sono dovuta entrare in un nuovo personaggio di Wendy perché Maurizio ha, diciamo, abbiamo deciso di cambiarlo, no? Di rinnovarlo insieme, quindi c'è un'altra Wendy sul palco quest'anno. È vero, eh? Ma una Wendy completamente diversa da quella che ha fatto la scorsa edizione. Un po' perché lei è cresciuta, è diventata più brava attraverso We Will Rock You, è cresciuta tantissimo attraverso un altro spettacolo, adesso è tornata a fare una Wendy completamente diversa, più caratterizzata, tiene una voce tutta più alta, tutta soffiata, che è difficilissimo per lei che invece fa un po', tende a fare un po' la fighetta. Ma invece così viene fuori una Wendy proprio più Sì, graziosa, è in molto. contrasto con Uncino e Peter Pan. Mi piace anche di più, Maurizio mi fa ridere. Vabbè, che dire, sono contenta perché ogni anno per me è una nuova sfida, soprattutto perché io di mestiere non sono un'attrice e sono una cantante soprattutto, quindi per me è veramente una sfida vera salire sul palco ed emozionare anche con il recitato, non solo con il cantato. E questo lo devo grazie a Maurizio, devo grazie a Maurizio e alle persone che mi stanno accanto, sicuramente a Manuel e a Pietro, che sono attori, cioè sono dei performer a tutto, diciamo, tutto, sì, a 360 gradi, però Maurizio mi corregge. E quindi per me è un onore stare vicino a due persone che fanno questo lavoro da tanto tempo, quindi spero di essere all'altezza. Grazie. Esatto.